Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio portare in una parte particolarissima del mondo, molto vicino a noi karateka. Vi voglio portare dove tutto è nato. Oggi vi porto in Cina. Vai! Sapete che mi piace fare sempre dei reportage particolari al di fuori della classica Europa, Stati Uniti e classico Giappone. L'altro giorno vi ho fatto un video, vi lascio il link in descrizione, sulla mitica Russia e oggi, come vi ho già detto, vi voglio portare in Cina. Vi voglio portare in Cina perché quando si parla di Cina tutti, quasi tutti, pensano sempre al Kung Fu e hanno ragione perché è una delle pratiche marziali più diffuse all'interno del grandissimo paese. Però ho fatto una ricerca. Mi è venuta una grandissima idea perché me l'ha lanciata un mio amico. Mi ha detto: ma Massimo, ma in Cina fanno Kung Fu? Ok, sì, ma fanno anche karate? E io lì per lì sono rimasto, ho detto: ma sì, lo faranno il karate, certo, la Cina è talmente grande. Allora mi è venuta un'idea, ci ho fatto questo video sopra e ho fatto delle indagini veramente spettacolari. Ora ve le racconto. Quindi una ricerca molto approfondita. La Cina è un paese gigantesco, come tutti sapete, e ho fatto un'indagine un po' particolare. Sono andato proprio a spulciare all'interno della Cina, a Sichuan City, dove ho scoperto un praticante di karate, addirittura di Shotokan, al Chenggu Dojo e altri dojo, più che altro anche nel sud della Cina meridionale, come il Dongguan Dojo con sensei Wei Xuan, scusate se il mio cinese non è tra i migliori, e sempre a sud della Cina ho trovato un altro dojo, sempre Wangzhou Dojo, tutti sempre che praticano Shotokan. E vi dirò una cosa molto importante: l'organizzazione che gestisce questi dojo Shotokan all'interno della Cina che ho trovato io sono tutti sotto la SCIF, sotto il grande maestro Kanazawa, riposi in pace. Vi lascio il link in descrizione, ho fatto due video spettacolari sul maestro, ve li lascio qua in descrizione, guardateli che sono veramente carini. Chiudiamo la parentesi e c'è un responsabile che viene proprio dalla federazione SCIF, un certo Murakami Shuseki, che è quello che veramente gestisce e fa da supervisore in questi dojo. Poi ce n'è anche altri all'interno della grande Cina che praticano un vero e proprio karate. Questo all'interno e nel sud della Cina, ma ho trovato anche un'altra organizzazione sempre di karate in un posto particolare della Cina. Ora ve lo illustro. Un posto particolare della Cina che ho trovato veramente un grande assemblamento di dojo di karate è a Hong Kong. Come sapete, Hong Kong ha uno statuto, una sua gestione molto particolare, semi-autonoma rispetto alla grande Cina. Quindi si trova già delle cose abbastanza, permettetemi l'aggettivo, un po' più occidentali. Quindi ci sono veri e propri dojo di karate. Tra l'altro ho trovato dei partecipanti del mitico Goju Ryu, quindi il karate è veramente prettamente di Okinawa. C'è una grande organizzazione, la IKPO, gestita da Yuang Chi-sang, che è un cinese. Sempre di Goju Ryu ho trovato la Ryushinkan Federation, che ha una sede proprio ad Hong Kong. Poi si parla anche di altre organizzazioni molto più importanti, anche il grande Higaon Sensei di Okinawa ha grandi referenti ad Hong Kong. Poi c'è per esempio l'Okinawa Goju Ryu, filiale della Jundokan, diretta da Dixian Brian Wong. Quindi ci sono diverse praticanti, diversi stili all'interno della Cina. Ho trovato anche referenti del Wechi Ryu, pensate, del Wechi Ryu International Karate Association, gestito da Robert Campbell, e anche, per esempio, ho trovato anche filiali, non poche addirittura, anche del mitico Bado Ryu. Quindi un grande movimento, un grande studio del karate, quindi non solo per forza in Cina si pratica Kung Fu e stili affini cinesi, ma anche veramente un grande studio e dei grandi personaggi sono nati dalla grande Cina. Un personaggione, una grande atleta saltata fuori ultimamente da Hong Kong, ve la presento ora, ha fatto veramente scalpore, ha fatto veramente storia all'interno degli ultimi giochi olimpici. Ve la descrivo.
parliamo della grandissima campionessa Grace Liu. 1991, nata nel 91, la giovanissima ex ballerina e tra l'altro una bravissima pianista, così si dice. Nel 2015 vince i primi campionati asiatici del Giappone, prima nella Coppa del Mondo nel 2016, nel 2018 arriva terza ai giochi asiatici, prima ai campionati del mondo nel 2018, seconda campionessa sempre nei giochi asiatici nel 2019. Insomma, si fa prima a dire cosa non ha vinto questa ragazza. È veramente un fenomeno, una bravissima, una rappresentante di Hong Kong che ha partecipato agli ultimi campionati di Tokyo. Lei in un'intervista diceva sempre che i giapponesi, la sua rivale da sempre, Shihizu, la grandissima campionessa giapponese, le diceva sempre che i giapponesi erano imbattibili. In un'intervista poi si sbottona un po' di più, dice che sono imbattibili perché noi cinesi non portiamo dei kata adeguati per contrastare il fenomeno giapponese. E aveva ragione, perché nel 2017 batte la campionessa Shihizu a Salisburgo, la batte a Salisburgo e replica la vittoria anche a Dubai. Quindi cosa voglio vi dire in questo video qua? Che no, la mentalità è sempre quella, Cina uguale Kung Fu, invece no, ormai il karate, come sapete, come sappiamo, è globalizzato in tutto il mondo, quindi non ci sono più i primati, i padroni, tra virgolette, del karate giapponese, ma neanche i soggetti o gli stati di serie B, se me lo consentite. Pensate al grande Agayev che viene dall'Azerbaijan, che è un grandissimo fenomeno, campione di kumite che tutti conosciamo, quindi non c'è più paese di serie A e paese di serie B come per esempio gli anni 60-70, dove il Giappone faceva sempre giustamente da padrone. Quindi per dirvi che anche in Cina, dove il Kung Fu chiaramente fa da padrone per lo sport, diciamo, di arte marziale, ci sono molti dojo veramente nutriti, veramente una grande affluenza. Pensate agli abitanti che fa la Cina, pensate ai dojo come sono pieni di karate in quel paese. Quindi veramente un movimento veramente eccezionale, grandissimo, che io non mi sarei mai aspettato. Arriviamo alle conclusioni. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Oggi vi ho voluto portare in Cina perché è veramente un paese fantastico e curiosissimo, quindi ci sono delle cose al di là del karate che lasciano in stucco, quindi veramente delle cose particolari. Io facendo questa ricerca per trovare dojo, che tra l'altro molto molto complicata, perché dojo di karate sì ce n'è, ma poi non così tantissimi, quindi è difficile, magari poi ci sono delle cose un po' strane, quindi per trovare proprio dojo dove si fa proprio karate, specialmente anche la ricerca che ho fatto dello Shotokan, non è stata proprio tanto facile. Comunque oggi ho voluto portare in Cina, tra l'altro vi ho portato in Russia per un'epoca un po' strana russa, che con affini cubane, perché poi se vedete il video c'è anche un po' di Cuba. La prossima volta vi voglio portare in un altro paese particolarissimo al mondo, molto vicino alla nostra nazione. Non vi svelo altro, ve lo vedrete fra qualche video. Lasciate i vostri commenti, iscrivetevi al canale e spero vi sia piaciuto questo video. Ciao, allenatevi, ciao ciao.